100 anni dall'evento, voi uccidete me, ma non l'idea che è in me. Questo è il messaggio di Giacomo, che ancora dura. Grazie. Io volevo ringraziare voi che siete intervenuti, Peppino che ha moderato, poi Franco con la sua puntuale da storico ormai. Almeno, volevo chiudere con una cosa che mi ha impressionato. Le cronache del tempo tendono ancora oggi a puntualizzare che Matteotti fu trovato piegato in due, però per piegare in due Matteotti dovettero ammazzarlo. Il problema è che oggi ci lasciamo piegare in due da una leggera brezza. Se il problema è quello di recuperare la schiena dritta e di saperla tenere dritta anche quando qualcuno in qualche modo tende e tenta di farci vacillare, in questo senso dovremmo testimoniare la nostra forza. E spero che di riuscirci. Ormai insomma, io non ho molto tempo per farlo, però almeno di invitare, di sollecitare, di sostenere i giovani che nelle tante piazze d'Italia tendono a tenere questa schiena dritta, anche qualche volta sicuramente anche loro sbagliano, però anche nei loro errori ritengo che vadano sostenuti. E ripeto, per dare un senso a tutto quello, al martirio di Matteotti, dei tanti partigiani di oggi che in giro per il mondo lottano e muoiono per la libertà e la democrazia, ritengo che il nostro compito, il nostro piccolo, è quello di sostenere la schiena dritta di tanti nostri giovani a quali speriamo di lasciare il mondo migliore. Grazie ancora, perché ovviamente vi invito ad assaggiare i nostri vini, così ci lasciamo in amicizia. Grazie ancora. Segnalavano, denunciavano. Oggi tutto quello che accade in una maniera noiosa, indifferenza, come se tutto questo non possa interessare. E invece l'indifferenza, girare lo sguardo, è forse più pericoloso dell'acquiescenza attiva. E purtroppo noi che ci adempiamo dell'Italia dobbiamo constatare che non siamo soli, tra virgolette, in Europa. È stato visto in paesi che sono la culla della democrazia, cioè, se ricordiamo solo che la Francia era la terra che accoglieva gli esuli, quelli che dalla Francia facevano partiti i loro messaggi, quindi costruivano il futuro, partecipavano a quella prova generale della guerra mondiale che fu la guerra civile di Spagna. Veramente c'è un dato di tristezza. Cosa si può fare? È chiaro, innanzitutto dobbiamo denunciare noi stessi. Sono stato l'ultimo, diciamo così, di una stagione di entusiasmo, ma perché avesse consapevolezza che giocava con la morte. Poi ci sono, Franca ha ricordato
libro di Nencini, in cui diciamo, il dibattito in tele, che poi è stata ospite nostra qui a Fontana Rachele Bussolini, è stata ospite qui al confino con tutta la sua famiglia, a casa Covatta sotto al Torrione, quando la incontrava in quel primo periodo in cui tra l'insediamento del governo, all'inizio delle persecuzioni e l'andata in esilio di Durati, di Lenni, di Pertini, eccetera, quando Rachele gli diceva lui è passato, io sono rimasto socialista, però non era niente ancora. Cioè,